Ma quando arriva sta fantomatica alt season, ovvero quando le altcoin andranno a sovraperformare Bitcoin? Un momento molto atteso, soprattutto per chi in periodi di bear market o in periodi comunque dove nessuno sta comprando. Sono andati ad accumulare delle altcoin, momento magari anche atteso da chi in anni passati ha comprato delle altcoin e purtroppo oggi si trova in un momento negativo per quanto riguarda il suo portafoglio. Fermo restando che non è detto che tutto quello che è avvenuto in passato possa riaccadere. Non è detto neanche che in questo momento noi ci troviamo già in una piccola alt season dove molte tra le 50 criptovalute per capitalizzazione comunque stanno performando abbastanza bene. Ovviamente, per cosa si intende alt season? Si intende quando le altcoin, quindi tutti i token, diversamente da Bitcoin, riescono in termini percentuali a performare tra il 25, 30, 35% in pochissimi giorni. È in modo comunque distribuito a quasi tutte le altcoin, una buona percentuale. Nel momento in cui sto registrando, Bitcoin ha toccato nuovi ATH, quindi nuovi massimi a 92.000 dollari, e quindi è comprensibile che ad oggi gli investimenti, l'attenzione è rivolta più che altro a Bitcoin piuttosto che al settore altcoin. E questo è un bene non tanto per Bitcoin, ma perché una fase rialzista, soprattutto un alt season, prima di ciò avviene solitamente un rialzo, un'attenzione particolare verso Bitcoin, che spinge poi una parte degli investitori a generare alti profitti oppure a catalizzare i profitti eventualmente anche sul resto delle altcoin. Infatti, dopo un rally, molti trader e molti investitori cercano di andare ad aumentare i profitti con eventualmente anche percentuali più elevate rispetto a Bitcoin, cercando asset alternativi prima poi di fare eventuali cash out o di stabilizzare i propri investimenti. Nella fase di crescita vediamo Bitcoin che affronta un rally proprio come in questo periodo. Vediamo aumentare la dominance di Bitcoin drasticamente. In questo momento mi pare che siamo a circa al 58% rispetto alla capitalizzazione totale di mercato, mentre dopo questa fase una diminuzione della dominance di Bitcoin e aumento della dominance delle altcoin può già andare ad indicarci che potrebbe esserci questa fantomatica alt season. Un dato comunque da tenere in considerazione è che i capitali si spostano, gli investimenti si spostano, l'attenzione si sposta da Bitcoin verso le altcoin e quindi non fuoriescono soldi dal mercato, quindi la capitalizzazione di mercato dovrebbe essere comunque stabile o aumentare. Invece diverso è dominance di Bitcoin che comincia a scendere, capitali cominciano a fuoriuscire dal mercato, lì bisogna un attimo riflettere un pochettino perché non potrebbe essere un falso segnale di un alt season. Monitorare questi segnali, qua su CoinGecko abbiamo la capitalizzazione di mercato. Abbiamo appunto anche qua in alto la market cap, il volume nelle 24 ore e soprattutto la dominance di Bitcoin che siamo al 57,2%. Poi per chi volesse divertirsi con degli index dedicati al Bitcoin Season, Alt Season, c'è l'Altcoin Season Index che potete poi trovare il link in descrizione, dove questo grafico, che non va a sostituire le vostre analisi assolutamente, ci va a indicare quando siamo in Bitcoin Season oppure quando ci stiamo avvicinando all'Altcoin Season. È un indicatore che può darci una mano, ma non va a sostituire, come ho appena detto, la nostra analisi. Quando sta per arrivare la season o durante la season possiamo notare sui social, anche quello è uno strumento di analisi, la classica FOMO, ovvero il fear of missing out, la paura di rimanere fuori. Infatti, durante un alt season c'è un'euforia alle stelle e i social, soprattutto X e i canali dedicati alle criptovalute, sono invasi da segnali positivi o comunque da discussioni accese, non tanto in litigate, ma anche in positivo, che va a dimostrare un'attenzione maggiore verso queste situazioni. Possiamo notare sugli exchange i volumi di scambi che aumentano rapidamente per tutte quante le altcoin, perché poi la season è molto diffusa, non è generalizzata a una nicchia, ma è diffusa in quasi tutte le altcoin. Ovviamente la FOMO la possiamo utilizzare come indice per l'appunto sui social, stando attenti a non farci contagiare.
È facile a dirsi diverso e magari approcciarsi in questo modo, ma bisognerebbe prepararsi alla season prima di essere e durante un all season, anche se magari in alcuni piccoli casi si può sfruttare questo strand se si riesce a prendere inizialmente, ma durante un all season a volte è pericoloso addentrarsi al mercato se non si sa veramente quello che si sta facendo. Normalmente la regola vuole che bisogna acquistare quando nessuno compra, ovvero quando tutti hanno paura di comprare, quindi durante il bear market, e poi bisogna vendere quando tutti vogliono comprare e quando tutti, per l'appunto, spingono all'alt season, perché avendo comprato prima a prezzi molto molto più bassi, quando tutti comprano creano pressione di acquisto e quindi fanno salire il prezzo, e chi ha comprato prima può incassare i profitti. Non è facile da farsi, ma bisogna eventualmente abituarsi a provare ad approcciarsi in questo modo. Quindi, riassumendo, oltre al grafico che vi ho fatto vedere, l'alt season index che può darvi una mano, quali sono i segnali di questa stagione che sta iniziando? La dominance di Bitcoin scende e scende magari sotto il 50%. Le altcoin performano più di Bitcoin in percentuale. Il sentiment sui social, le news, sui gruppi inerenti alle cripto per quanto riguarda le altcoin e alle stelle, e soprattutto i volumi delle altcoin negli exchange vanno ad aumentare. Questi sono i segnali che possono indicare a una stagione delle altcoin. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, se stiamo già alle porte di un alt season oppure no, e soprattutto in che modo vi siete preparati per affrontare questa nuova stagione, o se vi state adesso incamerando per riuscire poi ad ottenere maggiori profitti durante l'alt season. Se avete domande e curiosità, vi ricordo che oltre a scrivere nei commenti abbiamo anche una community Telegram, trovate il link nella home page di YouTube e in descrizione ad ogni video. Venite a farci un saluto, due chiacchiere, insomma, venite a trascorrere un po' di tempo insieme a noi. Un ringraziamento speciale vanno anche a tutti gli abbonati del canale che ogni mese rinunciano a un caffè, perché costa 99 centesimi l'abbonamento, per supportare il mio lavoro. Ed è un gesto piccolissimo, ma di enorme impatto emotivo e significativo. Grazie a tutti.